Oltre 20 indagati, circa 500 falsi braccianti agricoli, almeno una decina di aziende fantasma create unicamente allo scopo di appropriarsi illecitamente di contributi pubblici per quasi 1,5 milioni di euro. È lo scenario dell'indagine Podere Mafioso condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che ha portato all'arresto di 17 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa a danno dello Stato per il conseguimento di indebite indennità di disoccupazione agricola e corruzione con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Catania tra il 2014 e il 2016 hanno consentito di smascherare un collaudato circuito criminale che vedeva i promotori Leonardo Patanè, detto Nardo Caramma e legato al clan Laudani, Giovanni Muscolino e Antonio Magro rispettivamente a capo dei gruppi di Giarre e Paternò del clan Laudani, avvalersi del contributo di ragionieri, periti commerciali, reclutatori di braccianti agricoli e della compiacenza di un dipendente INPS dell'agenzia di Giarre, procedere alla costituzione solo cartolare di aziende agricole intestate a persone incensurate per il tempo strettamente necessario a maturare i presupposti per la concessione dell'indennità di disoccupazione agricola. La rapidità con la quale nascevano e sparivano queste realtà imprenditoriali solo di facciata serviva a eludere ogni controllo e ispezione da parte degli organi competenti, indispensabile il contributo dei familiari più stretti del Patanè, la moglie Daniela Vissel e il figlio Orazio Ramona Patanè e di un ragioniere Alfio Lisi, tutti posti agli arresti domiciliari. Il professionista era compensato dall'organizzazione attraverso il versamento di contanti fino a 800 euro a settimana e la messa a disposizione di un'auto. Altro soggetto chiave dell'indagine, Filippo Bucolo, posto agli arresti domiciliari, dipendente dell'agenzia INPS di Giarre che, svolgendo le sue mansioni allo sportello, comunicava a Leonardo Patanè l'esatto ammontare delle liquidazioni e seguiva da vicino ogni pratica amministrativa che potesse agevolare l'associazione criminale. Abbiamo evidenziato da questa indagine, che è durata circa 2 anni, come lo sviamento di importanti risorse economiche che avrebbero dovuto servire a sostenere persone in difficoltà che operano nel settore dell'agricoltura, circa 1,5 milioni di euro, grosso modo abbiamo quantificato, è stato sviato dalla sua destinazione finale per andare a alimentare da una parte, per circa la metà dell'importo, le casse di un'organizzazione mafiosa tra le più pervasive operanti nel nostro territorio, il clan Laudani, e dall'altra parte delle persone che ovviamente non lavoravano nel settore dell'agricoltura, e tutto questo grazie all'operato infedele di un funzionario dell'INPS che era in diretto contatto con l'esponente di maggiore spicco del clan Laudani che operava in questo settore illecito, cioè il Patanè. Abbiamo accertato dagli servizi tecnici che sono stati condotti che veniva retribuito con una somma di circa 800 euro a settimana, più poteva disporre di una macchina, di un'autovettura. Ovviamente per quanto riguarda questa indagine, nell'altro è emerso per quanto riguarda il pubblici funzionari o pubblici amministratori. E voi sapete che la Procura di Catania, avvalendosi dell'apporto di tutte le forze di polizia, ma mi piace in questo caso sottolineare lo splendido contributo che fornisce la Guardia di Finanza e il Nucleo di Polizia Tributaria, è impegnata in particolare, lo ritiene un criterio prioritario, quello di svelare i legami connubi perversi tra pubblica amministrazione, pubblici funzionari e mafia e criminalità economica. Qui a Catania e provincia, purtroppo, questo è un fenomeno che merita la particolare attenzione del nostro ufficio. Non vi è dubbio che la crisi economica favorisce anche determinate situazioni di asservimento. Perché vi è l'asservimento di un pubblico funzionario, e questo è un aspetto, vi è l'asservimento di una popolazione che spesso non dispone di risorse economiche. Se a questo uniamo purtroppo l'atavico asservimento alla mafia, l'omertà che purtroppo questi clan mafiosi riescono a suscitare, vi rendete conto di come il lavoro della Procura e delle forze di polizia sia particolarmente difficile in questo territorio. Però io spero, anche attraverso queste operazioni, di lanciare questo messaggio alle persone. Non dovete chinare la testa, rappresentate questi fatti all'autorità giudiziaria, perché saremo sempre pronti, laddove ovviamente queste cose ci vengono segnalate in maniera chiara, a cercare di far luce e riportare un po' di legalità.